strutturati che facevano 10 anni fa o 20 anni fa. Noi la nostra parte la facciamo, come si dice, e io spero che insomma questo nuovo mio lavoro part time, ma che poi sta diventando molto impegnativo, porti nel mercato librario dei nuovi libri interessanti, come possono essere per esempio quello di Elena, perché secondo me lei è a Firenze un outsider, come potresti esserlo tu da un certo punto di vista. E poi te stai a quando vanno che sto parlando di Firenze. Poi il mercato dei libri di cucina è molto vasto, quindi il libro su Elena, visto che gli hai fatto la domanda prima, posso dire qualcosa. Il libro di Elena è un libro di un personaggio più che del, no? Cioè non è che racconta delle particolarità di Firenze, allora oh che bello, me lo metto in libreria perché così me lo rileggo. È un libro della vita, in realtà, della storia del suo blog e della vita di Elena fino a questo punto, diciamo così, tutto il successo che ha avuto da quando è iniziato nel 2006, un anno prima di me, pare, quindi settimo anno. Tutti i giorni scrivo. E quindi tutti i giorni, addirittura qualche giorno anche più di un post, di conseguenza, insomma, sì, non si può assimilare una testata giornalistica. Siamo lì. Allora, io avrei fatto domanda anche a loro. Sì, ora ti vado via. No, allora, ognuno di noi ha portato i libri, sono in vendita, potete quindi rivolgervi direttamente a loro. Potete, ora, se una delle consultazioni appresi quelli per poterli sfoggiare. So se Giulia vuole dire cosa ha preparato di buono. Sì. Allora, tradendo un po' le origini, ho portato Licciarelli, e quindi da Siena, che dovrebbero essere del periodo natalizio, però siccome è difficile assaggiare i Licciarelli fatti in casa, ho portato i Licciarelli, quindi sono un chilo di Licciarelli fatti stanotte, con i freschi freschi. E poi ho portato un 4/4, che è il mio dolce preferito perché è il più semplice in assoluto da fare, quindi sono 4 ingredienti, uova, zucchero, farina e una componente grassa, che in questo caso è burro, che vengono dosati con lo stesso peso. Quindi si pesano le uova intere, fuori guscio, 3 uova sono circa 200 grammi, e si aggiungono 200 grammi di zucchero, 200 grammi di farina, e in questo caso 200 grammi di burro. Potete usare l'olio, extravergine di oliva, toscano, potete usare il mascarpone, potete usare la ricotta se lo volete più leggero, potete usare lo yogurt intero, quello che volete, e poi aggiungete buccia di arancia, buccia di limone, gocce di cioccolato. In questo caso ho messo il bizzarro per mettere un altro po' di toscanità. E quindi c'è il 4/4. Dentro il bicchiere, ah, ma